A livello nazionale l'accordo c'è. Il candidato sindaco di Forza Italia e Lega Nord è l'imprenditore Luigi Brugnaro. Peccato che lui non abbia ancora sciolto la riserva e deciso di correre contro Felice Cassona, nonostante l'insistenza di Matteo Salvini e Renato Brunetta. Nel frattempo il centrodestra cittadino non resta fermo. Dopo Francesca Zaccariotto, anche Renato Boraso conferma la sua candidatura a sindaco al fianco di Movimenti Civici e lancia un programma che mette al centro il tema del lavoro, insieme a quello della lotta al degrado e all'insicurezza. Sul piano del lavoro credo che noi abbiamo introdotto l'idea, ai sensi del regolamento comunitario, di fare delle Marghera una zona franca. Zona franca che ci sono già in giro per l'Europa, che consentono di avere una zona in cui l'agevolazione fiscale porta nuove aziende, nuova occupazione e nuovo lavoro. Non è l'unica nostra idea, annuncia Boraso, per riportare la città di Venezia e Mestre non soltanto essere capoluogo del Veneto, ma anche motore economico e di sviluppo. Poi c'è il tema dell'università. Noi pensiamo che la nostra città di Venezia possa essere un polo universitario mondiale, dove far convergere da tutti gli stati del mondo dei fondi culturali, in cui invece di svendere i nostri palazzi veneziani, affidarli a paesi come il Giappone e gli Stati Uniti per realizzare delle strutture in cui i giovani dal mondo vengono qui per apprezzare oltre che la città, ma anche la cultura e l'università cittadina. Se poi Brugnaro dovesse candidarsi, ipotizza Boraso, valuteremo se ci sono le condizioni per una convergenza. Nel frattempo andiamo avanti. Tutti compatti con Renato Boraso, perché Renato Boraso è l'uomo del territorio, l'uomo che conosce davvero i problemi del territorio. E io sono al suo fianco come suo capolista.